Un saluto cari amici di Extreme Hardware, in questo video andremo a vedere un accessorio per il vostro computer, un box esterno per hard disk prodotto da IC Dock, e parlo dell'IC Ride. È un box che ospita due hard disk da 3,5 pollici. Qual è la peculiarità di questo prodotto? Beh, possiamo utilizzare due dischi in maniera separata, quindi con ognuno la sua lettera, oppure creare dei volumi in RAID. Possiamo utilizzare il RAID 0 e il RAID 1. Andiamo dunque a vedere cosa c'è all'interno di questa confezione e poi vi spiego come creare il RAID con i vostri dischi che inserirete all'interno del nostro IC RAID. Bene, all'interno della confezione possiamo trovare, come potete vedere, il nostro IC Dock IC RAID, un cavo USB 3, lo potete riconoscere dal colore, della lunghezza di circa un metro abbondante, ecco, il trasformatore di corrente col jack, un cavo per l'alimentazione e un manuale utente in multilingua. Non c'è l'italiano, ma è molto semplice perché ci sono numerose figure che ci mostrano l'utilizzo del prodotto e la configurazione dei vari RAID. Diamo uno sguardo più da vicino a questo prodotto. Questa è la parte alta, potete vedere che vi sono due pulsanti che consentono il rilascio degli sportelli anteriori, sportelli attraverso i quali possiamo inserire i dischi, che come potete vedere sono già all'interno, nel mio caso li ho già inseriti, del prodotto. Andiamo a chiuderli. Sul laterale non troviamo griglie per l'inserimento, per appunto favorire l'ingresso dell'aria per raffreddare i dischi, né da una parte né dall'altra. C'è soltanto il logo IC Dock dell'azienda stampato, non è inciso, è tutto in alluminio con questa finitura fatta color argento, che è molto molto elegante e carina. Il retro è la parte interessante. Troviamo la ventola posta in estrazione, troviamo questo switch che ci permette di selezionare quale tipo di volume vogliamo creare, appunto tra RAID 0, RAID 1, Big e JBOD. Abbiamo la porta USB 3, il tastino reset che ci consente di inizializzare i dischi secondo il volume scelto, questo switch on off per la luce dei led di status, abbiamo il jack, l'entrata jack per l'alimentazione, il tasto on off, il Kensington lock. A lato, spero che si possa notare, sì, si dovrebbe vedere bene, qui abbiamo un trimmer che ci permette di selezionare la velocità della ventola posta appunto qui sulla parte posteriore. È molto semplice come prodotto, non c'è molto da dire per quanto riguarda l'estetica. È un box esterno, vi faccio solo presente che è possibile acquistare questo prodotto a una cifra di circa 128 euro, lo trovate su Amazon, trovate il link direttamente alla pagina di Amazon per acquistarlo qui nella descrizione. Intanto andiamo avanti nel video, dove vi mostrerò come inizializzare i dischi ed impostare i RAID. Bene, andiamo a vedere velocissimamente come si comporta e come impostare il nostro IC RAID. Se mi vedete leggermente sfocato, perché ho la messa a fuoco direttamente sul prodotto per fare in modo che si veda meglio. Ovviamente esteticamente abbiamo già visto, non c'è nulla da sottolineare. Inseriamo i nostri due dischi, colleghiamo la porta USB 3 al nostro computer e abbiamo il prodotto. In sostanza, quando voi avvierete il prodotto, come potete vedere abbiamo questo switch, vediamo se lo riesco a beccare, quello qui, che è già impostato su JBOD. Questo cosa vuol dire? Che quando avvierete il prodotto e lo collegherete al computer, il sistema vi troverà i due dischi separati con le due lettere separate per ogni disco. Se volete utilizzare un volume RAID, basterà switchare
sulla tipologia di ride o appunto tornare a un J-Bod eccetera eccetera che volete. Adesso io sono tornato al J-Bod perché avevo già un ride, e tenere premuto il tasto reset per 2 o 3 secondi finché non lampeggiano, ecco, le luci all'interno. Quando smetteranno di lampeggiare le luci, il sistema avrà impostato i dischi come volete voi, e ovviamente questa operazione vi farà perdere tutti i dati all'interno dei dischi, e una volta che si è fermata la luce potete andare sugli strumenti di amministrazione, gestione computer, gestione disco e inizializzare e formattare il volume o comunque i dischi che il sistema vi avrà trovato. Quindi per tornare, ve lo faccio vedere ancora una volta, per tornare per esempio in RAID 0, andiamo con lo sguccino sul RAID 0, teniamo premuto, vediamo che le luci lampeggiano, e non appena avranno smesso di lampeggiare rimarrà la luce fissa come è in questo momento. Abbiamo anche i due LED ovviamente sulla parte frontale dei dischi, sarà pronto per utilizzo. È un prodotto che è molto molto comodo, risulta anche essere piuttosto veloce per quanto riguarda il trasferimento. Se trovo un angolo potrei farvi visualizzare i test che ho effettuato. Andate comunque, se volete degli approfondimenti, sul nostro portale extremehardware.com. Vi invito a lasciare un commento al video proprio qua sotto in descrizione. Iscrivetevi al nostro canale di YouTube Extreme Hardware, iscrivetevi alla nostra community su extremehardware.com, c'è il forum, scrivete sul forum, fate quello che volete. Per oggi è tutto, da Angelo e dalla redazione di Extreme Hardware è tutto, al prossimo video. Ciao ciao!